Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avrete visto la copertina, sono qui per presentarvi questo nuovo DLC, ovvero anche un'espansione della Gold Edition. Ecco qua, sono tutti i mezzi e questa è la mappa. Come vedete sul retro c'è proprio il capanno, il concessionario, che vi spiego già un po' sta cosa, già che siamo qua. Comprate un trattore, un veicolo motorizzato, ve lo spawna qua dentro, mentre se comprate una lama, rimorchio, cose varie, lo troverete qua fuori. Allora, per prima cosa io direi di partire dai trattorini. Allora, abbiamo questi qua che sono piccoli ma veramente belli, e anche il DLC ve lo consiglio assolutamente perché costa 15 euro e secondo me è un buon prezzo, tutte le cose che vi dà. E avete dei bei trattori fatti molto bene, soprattutto i modelli. L'unica cosa è che non avete gli emblaying, ma fa nulla. Allora, avete questo trattorino qua da circa 120 cavalli, dotato di sollevatore frontale, caricatore frontale, scusate. Poi avete il Forterra 150 cavalli a circa, ed è il trattore più grande che avete, che l'ho trovato come non è male secondo me. Poi avete questo qua vecchio stile, lo Zeto Crystal, 120 cavalli mi pare, 121. Ecco, non sapevo che era fatto, era giallo, pensavo che era bianco. Comunque ottimo mezzo. E poi il più piccolo, che ha sugli 80 cavalli, che potete usarlo per ad esempio spandifertilizzante, che lo troverete, dov'è che è? Eccolo qua. Qui avete lo spandifertilizzante della Kneverland, come tutti gli altri attrezzi all'incirca. Poi avete un aratro 4 vomeri, vedete? Piccolino, ma secondo me non lo utilizzerò mai su questa mappa, comunque ben fatto. Poi passiamo a questo qua, ecco il coltivatore, che è da 3 metri. Adesso vi faccio vedere, già che ci sono. I mezzi li troverete tutti con i mezzi ufficiali. Sì, 3 metri. Ad esempio, i trattori li troverete qua. Ecco, esatto. Prima dei JCB. Prezzi secondo me ottimi. Questo qua, sì, 121 cavalli. Poi avete qui questa seminatrice per... Allora, adesso se mi ricordo è frumento, orzo, colza ed erba, da 3 metri. E poi avete quest'altra seminatrice che non mi ricordo più la larghezza, comunque ho 8 metri, no? E 6 file. Adesso vi faccio vedere quella di prima, no, scusate, questa qua 3 metri 8. Ah, ecco, era 3 metri 8, giusto, non 8 metri. E quella da 3 metri, sempre della Cleveland. Ora vi faccio vedere questa. Ecco, guardate un po' gli interni. Sembrano ottime. Lancette funzionanti. Qua tutta la plancia di comandi. Comunque l'ho trovato molto carino. Adesso colleghiamo. Allora, apriamo gli Emblem Inc. Eccolo qua. I pesi si fanno notare. Vedete il trattore come si era alzato, si è impennato. Guardate adesso. Esatto. E con il tasto X la potete aprire, vedete, si allarga un po', altrimenti era 3 metri. E con la Z, esatto, abbassate gli indicatori di poche. Ok, sganciamola. Molto carina anche con questi fermi qua, che non tutti i mezzi li hanno, tutti gli attrezzi, ecco. Faccio vedere gli interni di questo, molto vecchio. Lancette funzionanti con modello stile vecchio, anche le lancette, ed è tutto qua. Poi, sì, poi sono tutti uguali più o meno gli interni, qua queste cose qui. Ora, aspettate, vi faccio vedere il rimorchietto. Comunque tutti gli attrezzi, trattori e mezzi hanno il dirt. Questo carretto, che ho trovato molto carino, che potete collegarlo alla trincia. Con N, ecco, l'unica sua funzione, con N mettete il telo quando è pieno.
nulla di che. Poi ha dietro il gancio e non ho provato, ma presuppongo che potete collegare altri rimorchi. Ora passiamo al Tatra, che è uno dei miei mezzi preferiti. Allora, l'interno vi dà l'orario, che non avevo mai visto sui mezzi. Vedete, sono le 13:57. Adesso mando avanti il tempo, aspettate. 58, vedete, come sopra. Adesso abbassiamolo, che secondo me è veramente ottimo. Come pesantezza del gioco ci mette un pochettino a caricare, però è abbastanza fluido dopo. Guardate qui che dettagli, le texture sono ottime. Guardate anche qua il parasole, che bello. È un tre assi, appunto. E non ho provato, è vero, però mi sembra che potete collegare anche qua dietro il rimorchietto. Ora vi faccio vedere. Allora, gli interni sono così, finestrino. Qua dietro hai due serbatoi, sì, sono della benzina, almeno uno sì, l'altro non so bene di preciso. Allora, la ruota dietro, il terzo, l'asse posteriore, ecco, è sterzante. Sentite il rumorino? Eccolo. Anche questo ha la velocità. No, no, volevo dire all'orario, ma invece no. Ora andiamo sul Tatra e proviamo. In teoria dovrebbe avere. No, però questo qua no. Sì, invece posso attaccarlo, ma vedete? Ecco, si è alzato. Guardate, è basso, si alza. Potete trasportare anche il carretto. Questo video uscirà sabato al posto della serie edile e non ho visto nessuno che aveva provato a collegare il carretto. Ho visto soltanto una presentazione, comunque fa nulla. Ora passiamo alle trebbie, avete la Thorum 760, che è una, adesso mi sfugge il nome, una, guardiamo qua bene, Astselmash o Rostelmash, mi pare. Allora, questa qui è la più grande, esatto, che tiene 12.000 litri, veramente un bestione. Allora, faccio vedere l'apertura con X. Guardate che bella, tac, e la barra è quella da 8 file, sì, esatto, era questa qui con 8 file. L'animazione qua dietro, come la le trebbie che ho presentato, la New Holland, ma se fermo così qua non c'è. Comunque fa nulla. Alziamo la barra. Allora, eccola qua. Adesso l'accendiamo. Faccio vedere un po' com'è. Vedete, gira sotto. Ecco, è molto dettagliata come barra. Girano anche i coltelli sotto. E non le avevo viste. Poi qua c'è il telo, che però resta lì fermo. Qui ecco, resta un po' sporco, però non si riesce a fare niente. Poi qui avete la PowerStream 900, che è da 9 metri la barra per frumento, orzo, colza e basta, ecco. Avete la possibilità, come al solito, di muovere questo rastrello, ecco, chiamiamolo così. Poi qui avete la 700, ovvero 7 metri, e la trebbia, la Cross, no, 595 Plus. Anche questa qui non è male, è un po' più piccola. Adesso vi faccio vedere l'apertura. Vedete, ecco, resta chiuso comunque. Ecco, gli interni sono uguali, identici in tutte e due. Adesso alziamo qua la barra, ok. E specchietti, sì, più o meno sono abbastanza giusti. E anche questa l'ho trovata molto carina. Ecco, una cosa che avrei fatto io. Aggiunto a questo una barra molto più grande, visto che tiene 12.000 litri. Al posto di 9 metri, le avrei dato 10, 10 tutti, magari anche 11 metri. Ed ora passiamo al pezzo forte, la trincia, il secondo pezzo forte oltre al camion. La trincia, che è sempre stessa marca, ecco, Rostelsemash, una cosa simile, ecco. La RSM 1403.
vi faccio vedere il prezzo, è anche questo più che onesto, 229.000 euro, anche se non è potentissima, però fa nulla, dai. Allora, avete a disposizione il pick-up per fare trinciato di paglia, di fieno, così via. Poi la barra per il mais, che se non mi sbaglio è sui 5 metri. Boh, aspettate che guardo, non vorrei dire una cazzata. 6 metri, esatto. Questo da 3 metri e questo da 5 metri. Ecco, era questa qua. Solita figura di merda, ok. Questa qui è per erba, per fare trinciato d'erba, frumento, orzo, colza. In teoria, non ho provato con tutti, però mi pare che è così. L'unico particolare che ho notato, ecco esattamente, è che, come potete vedere, sporge un po' più a destra. A sinistra è più corta, appunto, e a destra sporge di più. Adesso saliamo sulla tre. Sulla trede, sì, sulla trincia, e vi faccio vedere. Ecco qua. Come vedete, sporge di più a sinistra. E quando siete in strada, vabbè, dovrete usare il carretto, però è un po' scomoda se siete abituati con quelle normali. Gli interni sono uguali a quelli della trebbia, all'incirca, più o meno sono lì. Non ho trovato grandi differenze. E poi c'è il condotto. Ok, questa trebbia avete anche possibilità di collegare il carretto, questo qua, oppure anche quello oltre assi. Comunque spero che questo video vi sia piaciuto. Commentate, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo più avanti con la presentazione della mappa. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video.